Dopo l'annuncio con un messaggio sui social, Alice Campello era intervenuta in difesa di Alvaro Morata, precisando in più occasioni che non c'era stato alcun tradimento. Nel frattempo, dai media spagnoli arrivano versioni contrastanti dell'accaduto e nuovi elementi della vicenda. Lui era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato, ha fatto sapere la giornalista spagnola Isabel Rabago. A differenza di quanto emerso in precedenza, pare che Alice Campello fosse d'accordo nell'annunciare la separazione da Morata, ma avrebbe dovuto pubblicare lei per prima il messaggio su Instagram. A farlo sapere la giornalista spagnola Isabel Rabago di Vediamo, che ha parlato direttamente con la 29enne. Inoltre, a influire sulla crisi e sulla decisione di prendere strade separate, sarebbe pesata anche la depressione post-partum di lei. Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, la mia depressione post-partum ha influiti e anche la sua. Ci amiamo infinitamente, l'amore non finisce da un giorno all'altra. Alvaro ucciderebbe per me, ha detto Campello parlando con la giornalista. Il tradimento, poi, è stato negato ancora una volta. Lui non stava con nessuna ragazza, era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi, secondo la testata spagnola Hola, che ha parlato con l'entourage di Campello, la 29enne vorrebbe rimanere a vivere a Madrid, anziché tornare in Italia. Morata si è trasferito invece a Milano per giocare la prossima stagione calcistica nel Milan. Il motivo sarebbe tutelare i figli, che hanno costruito la loro vita nella capitale spagnola.